Quello che facciamo da cittadini è un impegno bello, perché deve essere questo l'impegno del cittadino, fare qualcosa per la comunità, oltre che per se stessi. E perciò insieme dall'inizio abbiamo scelto il modello, il tipo, dove metterli. Ecco, il comune chiaramente è la casa di tutti, poi qui lavorano molte persone ed entrano molte persone, perciò era simbolicamente importante. Io uno lo regalerò al comune di Reggio Calabria e sarà messo dentro il comune. Comunque, l'ho chiesto anche al comune di Milazzo, che lo metterà pure. Ora, questa è un'iniziativa che la parte finale, quella più importante, che veramente mi sta a cuore, lo possiamo dire, è che la proposta di legge, che ormai è pronta, è stata ormai definita qualche giorno fa. Andrò dalla ministra il prima possibile, perché già ho parlato con lei ed è d'accordo, che diventi obbligatorio ovunque, in qualunque posto dove c'è un'affluenza di persone. Perciò intanto tutti i posti pubblici, aperti al pubblico, tutti, dove un supermercato, una ferrovia, una metropolitana, ovunque, un cinema, un teatro. E allora, ecco, questo è il salto di qualità. Il saperlo utilizzare, nella proposta c'è che diventi obbligatorio nella scuola. È un ragazzo che a scuola fa corso di primo soccorso e di imparare già, senza dirgli niente, migliora la sua coscienza, migliora la sua sensibilità alla vita. Perciò questo è un progetto importante. Ora metteremo qua questo nono, qui a maggio andiamo a Filicudi e poi a Reggio Calabria e poi si continua con la proposta di legge.